di plastica. I compagni non hanno nemmeno la forza di parlare. Prendetevi voi, vi prego, le vostre responsabilità, perché ci abbiamo i bambini a casa. Scusate del mio intervento. Due giorni di protesta, ci sono state delle novità dalla procura, dagli enti? Novità, ci fanno morire piano piano, un po' alla volta. Aspettano che finiamo tutto, che perdiamo tutto il lavoro, e così la risposta non ce la danno più, siamo morti. Che risposta avete avuto dall'azienda? L'azienda va a Roma, va per presentare tutti i progetti per costruire la nuova azienda. E questo loro lo sanno tutto, e si devono muovere loro. Perché è stata tolta la protezione in gomma dei vigili del fuoco? Non lo so, forse sono passati troppi giorni. Se muore qualcuno non ci interessa a nessuno. A questo punto, questo dobbiamo pensare, che noi non interessiamo più a nessuno. Conta poco la vita di questi lavoratori. C'è esasperazione ormai, noi stiamo salendo quotidianamente su questi tetti per cercare di persuaderli, perché sono forme di lotta che possono mettere a repentaglio anche la loro incolumità. Però non riusciamo assolutamente a persuaderli, sono determinati a restare qui finché non c'è un segnale di qualsiasi tipo, ma un segnale che non resti in questa situazione di indeterminatezza, che fa naturalmente esasperare sempre di più gli animi. Questa mattina poi c'è stato anche quest'altro episodio, no? La signora che sta giù si è sentita male, è stata portata in ospedale per accertamenti, speriamo che non abbia niente di grave. Anche con lei stiamo cercando di ragionare tutti i giorni per farla desistere da questa lotta che può, diciamo, mettere a rischio la sua salute. Siamo in una situazione, insomma, molto, molto delicata, che speriamo si riesca a risolvere nel più breve tempo possibile. Io sono stata tutta la notte qua, da sola. Non è venuto nessuno a testimoniare che io ma stessi mantenendo la parola che ho dato, ascoltami. Io stanno i medicinali qua, li ho lasciati qua. Nessuno è venuto a sincerarsi, la signora sta facendo lo sciopero dei medicinali. È vivo, è morto. Se io me ne vado è una sconfitta, io ho abbandonato le mie figlie. Se dopo 4 giorni torno a casa, io è come se avessi buttato 4 giorni della mia vita. Io sono una persona che sta sempre a casa, ho vergogna
di stare al centro dell'attenzione. Mi sono messa qua incatenata, mi vedono tutti, non è nella mia indole stare al centro dell'attenzione, lo faccio per attirare l'attenzione sui lavoratori, non lo faccio per me. Se io me ne vado dopo 4 giorni, che cosa ho ottenuto? Niente. Io sono una persona che non usa il cervello per fare una cosa, usa il cuore. Allora ho pensato, se io vado là, ho vergogna, ho imbarazzo di stare al centro dell'attenzione. Quando mi sono sposata, ho detto, vicino al prete, io ho vergogna di parlare che ci sono tutte queste persone. Fatemi solo la domanda che devo rispondere sì, perché io sono emotiva. Io mo, pur di attirare l'attenzione, mi sono sacrificata, non sono un'eroina, sto qua, mi sono sacrificata, non voglio stare al centro dell'attenzione, però fa male sapere che io ho passato una notte qua e non mi prendi i medicinali, non se ne è fregato nessuno, nessuno non è venuto. Sono venuti il primo giorno, il secondo giorno. Se andiamo a vedere stamattina sul giornale di me si sono dimenticati. Mi fa male, ma non perché voglio stare in prima pagina, perché io servivo per dare una mano a loro. Scusatemi che sono venuti, chiamate la televisione, chiamate la prima pagina, se non lo posso fare.